Ciao a tutti ragazzi, qui è Pezze, conosciuto anche come Auron the Guardian. Sì, sono di nuovo qua, nella nostra casupola, che come potete vedere è stata leggermente modificata. Il pavimento ora è in legno e qua è stata rimossa tutta la gravel che ho inserito in questa cesta. Perché ci serve la gravel? Ve lo spiegherò a breve nel video. Comunque, quello che volevo farvi vedere l'altra volta e che non ho fatto in tempo a farvi vedere, perché mi sono dimenticato, era che dalla Rotten Flesh, la carne marcia, possiamo ottenere della pelle semplicemente cuocendola. Ora una sua utilità. Qua abbiamo il Necromicon, altra roba, la Ciocopedia per i Ciocobo, il carbone, e ho preso anche un po' d'iron mentre scavavo qua la gravel, con cui mi sono fatto solo un piccone per ora, poi useremo altre robe. Perché posso ricavarne di più con l'obiettivo di oggi. Parlando dell'obiettivo di oggi, allora innanzitutto è, oh cavolo, andare a dormire. Sì, esatto, andiamo a dormire. No, non posso. Perché devo andare a ripulire qua. Credo più da Mr. Spinacio Verde che... Ok, parata. Non devo guardare il tizio grosso, altrimenti quello mi attacca. Mantengo la parata. Ok. Ora tizio nero grosso Enderman è pregato di levarsi dalle scatole. Lei è pregato di smetterla di cecchinarmi. E... Riuscirò a salire su questa rupe? Ecco. Optimus. Comunque... E dai! Dai, non è possibile, eh! Ai! Non ci pensare nemmeno. Ciao. Ah, speravo in una caduta più... cioè... Ecco, più. Bene, ci siamo. Lì c'è una pecora, ma non dobbiamo ucciderla perché abbiamo tutta la lana che vogliamo. L'obiettivo di oggi sarà, innanzitutto, vabbè, girare un po' attorno e vi faccio vedere la mappa, che mentre mettevo a posto, sono riuscito a segnare altri waypoint. Oltre ai pirati e coso grande pieno di case e neve, ho trovato un altro coso grande pieno di case e neve, però e neve non ci stava, e due battle tower, una qua e una qua. Probabilmente solo una rovina, per cui poi lo rimuoverò. E qua ho messo la casa, a fianco a me. E abbiamo trovato un'altra casa, un'altra casa. Un'altra barca di pirati e delle varie slime island. Dannazione, l'ho visto! Adesso mi vorrà morto. Dannazione, questi si trasportano ovunque e fanno un sacco di rumore. Perché dovete fare tutto questo casino? Perché dovete fare tutto questo casino? Non so cosa stavo dicendo perché ho interrotto il video immediatamente. Voi non ve ne siete nemmeno accorti. Semplicemente stavano parlando la mia ragazza e mia sorella sul fatto che nessuna delle due sapeva come far funzionare gli elettrodi del cane che sta facendo elettrostimolazione. Mettiamola pure come interruzione del giorno. Prima il cane, poi loro due, in coppia. Comunque, vabbè, un po' di ferro. Stavo dicendo, un po' di ferro non guasta mai. Prendiamo il ferro e stiamo lontani dai guai. Anche se abbiamo appena schiaffeggiato un Enderman, per cui non è la cosa più sicura che possiamo fare. Giusto, dimenticavo di impostare la luminosità al massimo, che ho visto che in alcuni punti di buio si vedeva pochissimo, per cui sparaflesciamoci gli occhi. Allora, cosa andremo a fare? Andremo a fare un po' di materiale per la Tinker. Credo che si chiami Tinker. Non ho avuto la briga di cercarlo. Tinker che si produce. Si gira tutto attorno. Si gira. Buonanotte! Che gira tutto attorno a un materiale che sembra sia il Groot, se non sbaglio. E si produce con gravel, sand e clay. Ecco qua. Perfetto, abbiamo distrutto la pala. Andiamo a farci una pala. Come vedete ho modificato un po' l'inventario, ho fatto dei picconi, una spada e bla 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 bla. Andiamo a farci una pala, pala pala. Che palle sta pala? 1, 2 e... 1 di stone. Già che ci siamo, buttiamo dentro questo e questo. Che poi ci faremo un archetto.
Tac. Ticket tac. Boom. Abbiamo la nostra stone shovel. Qua. Abbiamo i diamanti che prenderemo successivamente. Fa strano non correre addosso i diamanti mentre sei in Minecraft, però la sicurezza di trovarli un po' ovunque, cioè, mi rilassa. Anche perché in fondo questa mod non si basa tanto sul mining, ma sull'esplorazione e la scoperta. Andiamo a prendere ciò che è nostro di diritto. Abbiamo ancora della grave, ma ne abbiamo abbastanza. Qua quanto abbiamo? Pochissima. Vediamo di arrivare almeno allo stack. Poi in caso non basti vado a prenderla io fuori onda. Vai, che tanto facciamo un po' più profonda. Non ci smena nessuno. Poi la sabbia, lo si sa, dà più fastidio che altro, molto spesso. Visto che è uno di quei pochi materiali sfigati che segue le leggi della fisica e la forza della gravità. E ho sentito degli scheletri. Eh già, dei brutti scheletri cattivi. Porca miseria! Non è un brutto scheletro cattivo, è un brutto scheletro cattivo dopato! Visto come paro bene? Cosa ci ha dato? Ah, nulla di nulla. Bello schifo! Vediamo un po', niente di nulla, nulla di niente. Torcifichiamo perché altrimenti voi non vedete nulla di nulla e niente di nulla, nulla di niente e tutto quello che volete voi. Niente di niente. Mi stavo dimenticando del signor, niente di niente. E niente, sto dicendo troppe volte niente, eh? E vabbè, usiamo un altro termine, vabbè. E vabbè, andiamo a cercare altra clay, porca miseria, rieccolo qua. Mister Simpatia. E mela, qua a fianco, c'è un'emergenza. Smettetela di fare tutto questo rumore, mi inquieta troppo! Grazie! Mappa. Ho detto mappa. La possiamo trovare solo nei fiumi e nei laghi, per cui direi prima di cercare qui. Muovendoci verso la nostra destra, ok. Più avanti mi farò un'altra arma, perché di solito uso questa Giant Sword. Però questa volta voglio fare qualcosa di diverso. Cioè, se siete all'inizio e volete giocarvela molto facile, la Giant Sword è tutto quello che volete, perché ha un danno spaventoso e la possibilità di difendersi come se fosse uno scudo. Però vorrei provare un po' più lo spada scudo. Sì, è possibile farsi un gioco spada scudo. Non pensatelo come se io avessi equipaggiato due oggetti, perché non ce li farei equipaggiare ovviamente. Ma passerà automaticamente in parata, se avete un'arma che teoricamente non può parare, allo scudo. Ovviamente se la vostra arma avrà un'abilità speciale, come il salto all'indietro dello stocco, o lo scatto in avanti della spada lunga, non vi permetterà di scattare, cioè di difendervi, in quanto è già preso da un'abilità attiva. Per cui vedrò di farmi qualcosa di mezzo. Una bella battle axe. Figata. Ah, era una cascata, per cui niente clay. Prossimo punto è... Sì, siamo nella direzione giusta, di qua. Approfitto questo momento per salutare Fede, Federico. Ciao Fede, so che stavi aspettando tanto questo video. E anche Francesca, che è qua a fianco a me, a fare il cagnolino nelle coperte, perché fa veramente, veramente freddo in camera mia. Ho qua a fianco una stufetta d'olio che non scalda nulla. Oh. Alluminio, molto utile. Comunque, dicevo, vi saluto e continuate a seguire il video. Se riuscite a reclutare altra gente, sapete sempre che lo apprezzo. Sono sempre a caccia di visualizzazioni, anche se non lo faccio per visualizzazioni, ma giusto per sva... Ah no, non mi faccio male. Credo mi fossi fatto male. Comunque, lo faccio per svago, più che altro, perché mi piace condividere
queste mie avventure con voi. E eccoci qua. Dimmi che c'è. Dimmi che c'è, dimmi che sei tu. Oh, bellissima. Ai! Ah, ecco che arriva tutto in una botta sola. Sembrava strano. Se era praticamente andato in freeze il mondo e non è qua. Mi rimane solo qua da provare. Qua e qua. Forse qua. Alla mia sinistra. Sì, potrei vederla dalla minimap, ma dalla minimap non si nota praticamente nulla. Inoltre ho bisogno di maiale, mucche, camosci, qualsiasi cosa di mangiabile. Ah, ok. C'è chi afferma che sia io un maiale qua alla mia sinistra, ma in realtà non lo sono, perché io sono un signor cinghiale. Apriamo tutto. Eccoti qua, belli. Sì, stavo cercando la clay. Per un attimo è venuto il dubbio che non stessi cercando questa. E della clay invece, a differenza della sabbia, ne prendiamo uno sproposito perché ci serve parecchio. Ed è, come avete potuto vedere, un po' più difficile da trovare degli altri due ingredienti. Allora, si prende il comodo, il Groot, e che per craftarlo non hai bisogno di una crafting table, ma di una fornace. Cioè, per craftare Groot no, però per renderlo perlomeno utile. Quanti stacco? No, riusciamo a prendere anche quello. E poi, già che ci siamo, andiamo a fare un assalto alla nave pirata. Tan, ta, 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 ta. Aspetta, il jingle non adesso. Ecco qua. Vedete che ogni tanto laggerà, ma non preoccupatevi, non dovrebbe crasharmi tutto. La mia speranza sta per arrivare un'interruzione, la sento. Sento come se stessi per... Ah no, l'interruzione è passata. Con interruzione io indico mia sorella. Ciao interruzione! Ok, prendiamo una crafting table, la piazziamo e facciamo una bella barchetta. Sì, può andare. Tan ta 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 tan ta ta tam 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 ta tam tam ta tam 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 ta tam tam ta tam pa na pa pam pa pam 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 pa pam pam pa pam pa na pa pam pa na pa pam 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 pa ram pam pa pam pam pa na pa pam 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 pa ram pam pa pam 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 pa ram pam. Aspetta, oddio! Smontare la nave è fondamentale per avere un confronto diretto e pari con un pirata, in quanto sono presenti... Oh, cos'è caduto? Sono presenti diversi elementi che possono andare a disturbarmi, quali i cannonieri, non i cannonieri, i pistoleri di pirati. Sì, loro hanno anche i pistoleri. E boom! Siamo nella cambusa. E oh! Non è un granché, però ci va bene. E già che ci siamo, ci prendiamo anche quel quadro? Ci prendiamo anche quel quadro. Ai! Un'interruzione! Aia! No, niente da fare, non si può prendere. Vi starete chiedendo, oh, ma che cos'è questa strana cosa che abbiamo preso? Scusatemi un secondo, eh. Potete levarvi dalle palle? Va bene, Fragio, O perlomeno stare zitti. Grazie. Oh cazzo, non ho messo in pausa. Bene, fantastico. Cosa ridete? Ok, altra interruzione conclusa. Ora, vorrei farvi notare la gravità della situazione. Siamo fuori di notte. Ma non vi preoccupate, perché potrei costruirmi un letto, ma io sono stupido, per cui tornerò a riva, in barca e in casa. Oh yes! Ecco, speravo di finirci dentro, ma a quanto pare i miei piani sono stati annullati.
Impatto! Boom! Ottimo. Come distruggere una barca? Riprendiamo questa, che ci può essere sempre utile. E poi ci forgiamo un oggetto non tanto per il... Cioè, è di combattimento, ma non lo forgeremo tanto per il combattimento quanto per l'utilità che può avere per il sottoscritto. Veloci, veloci. Oh, salve compari! Ci stiamo divertendo? Sì, questi autokillano. Termine nerdico. Autokillano. Oh! Vado e retro! Cavolo però, speravo di trovare qualche un po' di cibo dei pirati. È facile trovare di solito dell'anguria dei pirati. Invece no, questi qui sono poveri e tirchi. Allora, qua come potete vedere abbiamo di... un ragno. Dove? L'ho sentito. Un ragno. Io ho paura dei ragni. Vita reale, Minecraft, non mi interessa. Io ho paura dei ragni. Cosa abbiamo adesso? Il berretto? Scheletro... Oh, vedo che è un arco incantato. A quanto pare con knockback. Ti piacerebbe lasciarmelo? A quanto pare sì. Oh, ma salve anche lei, signor zombie. Lei sembra essere più coriaceo del signor scheletro. Altra gente? Dovrei conoscere? Ecco, il fratello del signor zombie. Bene, possiamo andare avanti. Eccolo lì, il ragno. Non possiamo evitarlo? No che non possiamo evitarlo. Dobbiamo per forza passare di lì. Bene, ai, ai, ai. I ragni sono tra i nemici più infami e bastardi, dopo gli scheletri, ovviamente. E diciamocelo, anche il Wither Boss non scherza, però quello è fatto apposta. Mentre questo... Ti ha dato una laurea in genealogia a lanciarti giù dalle su... dal... Ecco, perfetto, ho rotto tutto. Stavo dicendo, dalle alture. Ecco. Poi io divento handicappato e non riesco a salire. Bene, dobbiamo procedere di lì. Abusiamo di questa comodissima vallata. E porca miseria, non ho più cibo. E porca miseria, sono rimasto intrappolato. Ai, 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 super lag! Ok. Ah sì, tranquilli. Sto solo crepando di fame. Non possono, le pecore non danno cibo. E lui di sicuro non mi aiuta. Perché nulla c'è cibo? Potrei provare un'estrema soluzione. Abbattere un albero in cerca di mele. Ma che nemmeno una mela smorta. Smorta, smangiucchiata. È una bella mela smozzicata da me. Tiriamo giù anche quest'albero, magari c'ha le mele. Sono sempre più convinto che non si possano trovare mele con la trifella. Re cazzarola, sto andando in direzione sbagliata. Oh, ho un'idea. Se riusciamo ad arrivare a casa prima di morire di fame, ho un'idea per procurarci il cibo. Che potrebbe anche funzionare. Pensate un po', potrebbe persino funzionare. Aspettate che ho avuto un'altra idea per raggiungere casa stavolta. Oh! Culo, culo immondo! Lo vedete? Ai! Questo no. Lo vedete? Quelle sono piante di bacche. Bacche selvatiche. Che, indovinate un po'? Si trovano a bizzeffe e ripristinano momentaneamente la fame. Ne abbiamo nove? Ci ripristineranno circa 4,5 cosci. Sono un genio. Aia. Smentirmi è la mia arte. Io adoro smentirmi. Via. Veloci come il vento sulla nostra barchetta. Questa volta tenteremo... Oh, perfetto! Eccola qui. Ciao Lava. Peccato che sei solo una e non hai amici attorno, altrimenti potrebbe esserci ancora più utili. Questa è l'isola delle pecore. L'isola pecorina. Sì, la chiameremo isola pecorina. Perché è un'isola fatta di pecore e, la ricerca del e con la ricerca del cibo l'abbiamo preso in culo. Per cui sarà l'isola pecorina. È inutile che mentalmente mi guardiate male. È così. L'isola pecorina.
Isola a pecorina. Sì, mi piace. Qualcuno risponde al telefono per piacere. Mi sa che tocca farlo a me. Rieccomi, per fortuna non era la Telecom. E ecco, mi stanno inseguendo, lo sapevo. Allora, vediamo di procedere qui. Giù. E si apre. Bene, siamo nel nostro piccolo angolo di paradiso. Allora, per il cibo dovremo rinunciare all'arco. Infatti ci faremo una canna da pesca. La farò subito. Dai, sì, almeno giusto per mostrarvi un po' di crafting, perché adesso è arrivato il momento del crafting. Mi sembra che... Esatto, non ci voglia più il flint, o non ci sia mai voluto. Comunque, riordiniamo l'inventario e iniziamo a buttare giù sta roba che poi rimetterò a posto. E prendiamo uno stack di questo, una stack di questo e una stack di questo. Ok. Allora, per come realizzare il grunt? Oh, oddio, Dio mio, che lag. Assurdo, una roba assurda. Forse è meglio dormire, magari... Mostri, probabilmente o sopra o sotto di noi. Probabilmente sotto di noi. Che vi ricordate che c'era il buco? No, sotto non c'è nulla. Sono sopra di noi i mostri. Allora, il grunt dovrà attendere perché abbiamo dei problemi logistici. Di sopra ci sono invasori. Indi per cui andremo su a risolvere. Fatti sotto, Creeper. In acqua non fai paura a nessuno. Questo? Anche tu? Sotto, in acqua non fai paura? Non ti temo? Su? Sbombardami quanto vuoi. Questo perché i Creeper funzionano come la TNT. Qua? Ma qua non ci sono mostri. Minecraft si droga. Ok, pulito tutto. La mia idea comunque con la canna da pesca era appunto di pescare nella gabbia fuori casa, in modo da poter ottenere pesce, ma lo farò quando non registrerò. Perché necro c'è ancora? Ah sì, perché avevo voluto vedere cosa faceva. Ve lo spiegherò nei prossimi video. Un po' di questo, un po' di questo e un po' di questo. Così avremo il doppio di Groot. Cosa facciamo con questo Brute Groot? Lo prendiamo qua. Ci mettiamo 8. Purtroppo non ne ho abbastanza. Qui andremo a dare un'occhiata veloce qua fuori. Dimmi che ce n'è, dimmi che c'è del carbone. Del carbone, c'è di tutto tranne il carbone. Io di carbonella non ho voglia di crearmela. Vabbè. Per stavolta ce la faremo andare bene. Quindi lasciamo il nostro carbone a cuocere. Cioè, il nostro brutto a cuocere. Prendiamo una fishing rod. Peschiamo due pesciolini. E poi sono subito da voi. Rieccomi, sono qua e sto cucinando il pesce. Intanto qua inizia a procedere. Ci conviene riporre tutto dentro. Allora, intanto l'ice essence serve per fare dei particolari bastoni magici. E ci servono tutte le essenze per poter creare un po' di essenza magica, che vi farò vedere nel prossimo episodio o comunque quando riusciremo a ottenerne di più. Allora, alla base di cibo, alla base di tutto sta i Sered Bricks. Come possiamo utilizzarli noi? Innanzitutto dobbiamo fare una smelter di controller che servirà per la forgia. Guardate, appena prendiamo un pezzo della Tinker a quel livello, ci applicano, cioè ci applicano, ci danno un libro chiamato Mighty Smelting. Si fa questo. Si fa casting basing, però non è obbligatorio. Tu
Tu resta qua, che intanto vado a prendere altra roba. Ecco. Com'è che si faceva? Forse così? No. Così? No. Cioè, questo serve il casting table. Però cos'era? Il drain. Ecco, così si faceva. Il drain, altra pezza importante, vi spiegherò poi perché. Intanto dobbiamo trovare un posto per assemblare la nostra forgia e credo che sarà lì fuori. Prendiamo dunque della dirt, non della cobblestone, perché la cobblestone costa troppo, è troppo preziosa. E andiamo a, porca miseria, isolare questa zona qua, dove verrà costruita la nostra strepitosa forgia. Chiameremo, ispirando di Skyrim, la forgia terrena. Perché la forgia terrena serve a diventare licantropo in Skyrim? Perché non può essere la forgia celeste, celeste? Perché siamo sottoterra. Dunque, sarà la forgia terrena. Fissatevi un centro. Misurate. Uno. Due. Questa parte qua, che segnalerò. Questo quadrato qua, che segnalerò con le apposite torce. Dovrà essere riempito con dei bricks speciali. Elimineremo questa parete perché rompe le balle. E metteremo allora qua. Qua dovremmo fare un altro passaggio qua di lato. Per cui tiriamo giù questa parete qua. Un pochino e approfittiamone. Allora, cominciamo a posizionare i componenti. Avremo bisogno della smeltery controller che piazzeremo qui, dello smeltery drain collegato al faucet che servirà per farlo colare e il casting table. Dopodiché andremo a riprenderci ciò che è nostro di diritto. E no, non la libertà, perché quella non è nostra, non ne saremo mai liberi. Si prende un po' di sabbia. Sento dei brutti rumori per cui io mi cago sotto e torno dentro. Si prende questo, si mette. Ma sì, sprechiamo pure questa roba, tanto siamo swag. Chiacchierando ti dimentichi cosa devi fare. Allora, quello, 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 quello. Iniziamo a fare questi. I Sered Bricks. E andiamo a posizionarli nella nostra forgia. Questa zona qua, infatti, quella contrassegnata, sarà da riempire totalmente con i Sered Bricks. Noi ne approfittiamo. Prendiamo tutto, perché a prendere tutto c'è più gusto. Prendiamo il glass e andiamo a fare un pezzo altrettanto importante. Che non è questo, ma questo, la Seared Tank, che sarà la nostra vasca da riempire per poter realizzare tutta la nostra bella robuccia. Siccome noi possiamo permetterci di risparmiare sui pezzi, infatti qua ne ho fatti tre, ma sono stato un cavolo di sprecone, abbiamo bisogno ancora di un faucet, di un drain e di altra roba. E aspettiamo e vi ricontatto appena ho finito. Eccoci qua, non è ancora finito ma sono troppo impaziente. Andiamo qua e ci facciamo. Che noia. Ecco qua. Ci facciamo un casting basing. E ora ce ne servono ancora 8, per cui aspetteremo lungamente. Intanto andiamo a posizionare il casting basing. Lo faremo qua. Intanto vi spiego un po' come funziona. Scendi da lì, faucet. Cosa devo fare con te?
Cosa serve tutto? Questa, una volta funzionante, verrà riempita con della lava per far fondere il metallo. In questa parte, qua, verrà aperta una finestra che vi mostrerò per inserire metalli. Qua è il livello di metalli che abbiamo dentro e qua verrà visualizzata la quantità di lava che ci rimane. Dal drain uscirà il metallo fuso in queste due cose. Questo servirà successivamente per poter forgiare i pezzi necessari, mentre questo forgerà dei blocchi utili per lo stoccaggio, anche perché è molto delicato il sistema della forgia e potrebbe romperci parecchio le balle. Dai, che ce la fai, Groot. Ok. E andremo a creare. Giusto. Un drain. Questo drain lo posizioneremo al posto del glass. Drain con tubo. Da qui collerà tutto. Il resto ci manca da contornare qua. E qua, qua e qua. Faccio vedere così giusto per indicativo. Con i shared bricks. No, sbagliato. Qua. E qua. E poi riempirò tutto con i shared bricks, per cui ci servirà anche l'altro stack di grunt. Che cucinerò dopo essermi. Essermi la... essermi... De 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 de. Essermi lasciato con voi. Comunque. Abbiamo fatto bottino. Abbiamo iniziato a preparare la nostra forgia. La prossima volta, magari, faremo un po' di gioco di forgia. E, facendo il nostro gioco di forgia, magari usciremo dall'isola Pecorina. Lì troverò un nome, tranquilli. E oh, aspettate un secondo! Qua una Battle Tower. Allora, vi spiego intanto come usare la mappa. M per aprire la mappa. Tasto destro per inserire il marker. Lo chiameremo Battle Tower 3. Ed eccola qua, la nostra Battle Tower. Le Battle Tower credo che ve ne farò vedere una o due. Giusto perché poi diventa troppo monotono. E qua a quanto pare c'è un'isola collegata da un ponte. Il che è particolarmente strano. Però lo andremo a esplorare. Come potete vedere c'è ancora molto da esplorare. Abbiamo l'isola Pecorina e l'isola della neve. Poi magari ci farò una minimappa, eh? Perché no? Vabbè. Usciamo dalla mappa e guardiamo un po' il secondo fuori. Sì, credo che stia arrivando la notte. Bene. Credo che per oggi sia tutto. Ho fatto un buon video di una buona lunga durezza e beh. Ragazzi, sto diventando dislessico. Abbiamo fatto un bel video, di buona durata. Qualità, purtroppo, non credo di essermi superato. Però sapete come sono sempre un po' scazzatuccio. E niente! Credo che abbiamo concluso. Sì, fuori è notte. Credo che possiamo andare a dormire. E con questo pisolino, io vi saluto. Da Auron the Guardian è tutto. Ciao belli!